Salve, oggi facciamo altre due reazioni acido-basiche e vediamo come eseguire un corretto bilanciamento. La prima reazione sarà quella di fare agire l'ortofosfito rameico con acido iodidrico. Quindi, CU3PO3 preso due volte più l'acido iodidrico darà lo ioduro rameico più acido ortofosforoso. Una volta accertata che la reazione non sia di natura ossidoriduttiva, cominciamo a bilanciare quegli elementi, gli atomi presenti in quegli elementi che presentano il maggior numero di metalli e non metalli. In questo caso, l'ortofosfito rameico presenta tre atomi di rame e due gruppi ortofosfito. Andando a vedere a sinistra, abbiamo invece soltanto un rame, quindi andiamo a inserire un 3 di fronte al rame. Altra cosa importante che avevo detto precedentemente, gli ioni poliatomici, tra parentesi, conviene bilanciarli assieme agli eventuali ioni poliatomici presenti nella reazione. Quindi, in questo caso, poiché abbiamo due ioni poliatomici, andremo a inserire un 2 di fronte all'acido ortofosforoso. In questo modo abbiamo bilanciato tutto il gruppo contenente fosforo e ossigeno. Ora vediamo come andiamo a bilanciare gli iodi, perché il rame è bilanciato, il gruppo ortofosfito è bilanciato, per cui andremo a inserire un 6 di fronte all'acido iodidrico, in quanto abbiamo due iodi per 3, 6. Quindi in questo caso abbiamo correttamente bilanciato la reazione, quindi avremo tre atomi di rame, tre atomi di rame, due gruppi ortofosfiti, due gruppi ortofosfiti, sei atomi di idrogeno e sei atomi di iodio. La reazione ci dice che facendo reagire ortofosfito rameico con acido iodidrico, avremo un rapporto di reazione tra 1 a 6 per ottenere 3 moli di ioduro rameico più 2 moli di acido ortofosforoso. Procediamo con un'altra reazione. In questo caso faremo reagire il solfito ferrico più una base KOH, il quale ci darà nella reazione K2SO3, quindi solfito di potassio più idrossido ferrico. Bene, quindi procediamo alla reazione, diciamo al bilanciamento. Anche qui troviamo un gruppo SO3 con due cariche negative e anche qui un altro gruppo SO3, quindi potremmo prebilanciare inserendo un 3 di fronte al potassio in modo da aver bilanciato tutto lo ione poliatomico. I potassi sono 6 in questo caso, quindi andremo a inserire un 6 di fronte al potassio, quindi li avremo bilanciati. Ora vediamo il ferro, qui ne abbiamo 2. Quindi inseriamo un 2 di fronte al ferro e dovremmo aver bilanciato a questo punto anche gli idrogeni residui e gli ossigeni residui e gli idrogeni residui, in quanto gli altri ossigeni abbiamo bilanciati diversamente. E infatti a sinistra avremo 6 ossigeni e anche qui 6 ossigeni, 3 per 1, 3 per 2, 6, e lo stesso per quanto riguarda 6 idrogeni. Cosa ci dice la reazione?
che facendo reagire una mole di solfito ferrico più 6 moli di idrossido di potassio, otterremo 3 moli di solfito di potassio più 2 moli di idrossido ferrico. Tengo a precisare che i numeri che sono usciti, quindi coefficienti stechiometrici, vanno inseriti esclusivamente di fronte alla molecola, non possono essere aggiunti attraverso pedici o messi di fronte a determinate parentesi. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetemi al mio canale oppure schiacciate un like.